Buongiorno, io mi chiamo Daniela Moro e sono professoressa associata di lingua e letteratura giapponese all'Università di Torino, Dipartimento di Studi Umanistici. Oggi vedremo insieme brevemente due kakemono, o kakejiku, che sono dei dipinti o delle calligrafie fatte apposta per essere appesi di seta, carta o cotone di solito, e normalmente vengono appesi nel tokonoma, che è l'angolo principale della stanza principale della casa in stile giapponese, dove si cerca di esporre le cose più eleganti, più preziose. Molte famiglie posseggono più di un kakemono perché vengono alternati, vengono esposti a seconda del periodo e dell'occasione.